Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, sono Gianluca e oggi parliamo di uno smartwatch davvero interessante, uno, come lo definisce la stessa Fitbit, uno smart fitness watch, vale a dire uno smartwatch dedicato al fitness. Molto bello sotto il punto di vista estetico, costruito con buoni materiali sotto il punto di vista qualitativo, ma avrà veramente tutte le funzioni e le qualità di cui l'azienda ci parla? Scopriamolo insieme nella nostra video recensione. Ragazzi, procediamo con un primo unboxing, una prima accensione del terminale magari. Vediamo che la scatola è azzurra, rettangolare, piuttosto semplice, in cartone. Si apre con un, in questo diciamo si apre con a scrigno, se così si vuol dire, ed è presente all'interno un magnete. Vediamo che all'interno della confezione è possibile trovare naturalmente lo smartwatch, o come definisce Fitbit, la stessa azienda Fitbit. Vediamo un attimo, ok, siamo riusciti a sganciarlo. Come lo definisce la stessa azienda Fitbit, uno smart fitness watch. Facciamo una prima accensione per vedere la velocità di avvio. Apriamolo, mettiamolo qui. Nel frattempo vediamo che cos'altro è presente. È presente una confezione piuttosto elegante con il Fitbit setup per l'avvio iniziale, nonché il Safety Instruction Limited Warranty, dunque la garanzia e le istruzioni per la sicurezza, e infine è presente all'interno della confezione il caricabatterie, quindi un altro diciamo pacchettino regalo molto elegante con il caricabatterie che servirà per poter mettere all'interno a caricare il quadrante, e per quanto riguarda l'attacco è un attacco naturalmente USB. Non è presente nessun attacco per presa a muro, dunque occorrerà comprarlo o comunque utilizzare quello già presente ad esempio per gli smartphone che abbiamo in casa. Vediamo come si mette a caricare subito lo smartwatch. Si stacca dal dispositivo, dal cinturino, e lo si mette in questa posizione richiudendo lo sportellino. Naturalmente lo si attacca e il dispositivo sarà in carica. Allora ragazzi, ci troviamo in presenza di Fitbit Blades. Vediamo, sblocchiamolo subito. Vediamo, i materiali sono piuttosto buoni. Troviamo una plastica per quanto riguarda il cinturino, plastica davvero molto buona e soprattutto per quando si corre o comunque si suda molto, si fa attività fisica, in quanto non crea problemi soprattutto per le pelli sensibili. Come la mia ad esempio. Per quanto riguarda la cassa, troviamo un materiale metallico, in questo caso nero, ma sono disponibili anche altre colorazioni. In avanti troviamo il display retroilluminato e naturalmente a colori, e qui troviamo la graffetta per poter bloccare il cinturino. Cinturino che prende molto bene, non scivola, e anche grazie alla presenza, non so se sarà possibile vederla qui all'interno di una graffetta, sì, di qui si riesce a vedere una graffetta. Con questa graffetta sarà possibile bloccare il cinturino, che non scivolerà assolutissimamente dalla mano e sarà molto semplice dunque poterlo utilizzare anche durante la corsa. La
la batteria di questo terminale dura all'incirca 5 giorni, dunque piuttosto buona come durata, a merito soprattutto dell'ottimizzazione software e di un processore che non consuma tantissimo. Abbiamo 3 pulsanti, uno nella parte sinistra, 2 nella parte destra. Premendo il pulsante sinistro o comunque solamente guardando lo smartwatch, quindi quando si fa il solito gesto volto a vedere l'ora, è possibile sbloccare il dispositivo grazie al sensore presente nella parte in alto a sinistra. Di conseguenza poter guardare l'orario all'interno del display. Sul display, nella schermata principale, naturalmente sarà possibile visionare l'ora nonché il battito cardiaco, che nella maggior parte dei casi, nel 99,9% dei casi, è veritiero. Il quadrante dell'orologio, naturalmente, è un classico di tipo analogico, naturalmente digitalizzato. Oltre nella schermata principale, oltre alle pulsazioni, è possibile osservare i chilometri percorsi all'interno del giorno, in questo caso 2,95, nonché le calorie bruciate 1833, e ancora è possibile alle volte il display si impunta, perché comunque è un display piccolo, non di grandi dimensioni, ed è difficile switchare. In questo caso siamo riusciti, abbiamo percorso ancora 9 piani, dunque abbiamo fatto 9 piani di scale, ma ancora abbiamo percorso anche, cioè, la funzionalità di pedometro, abbiamo percorso dunque le nostre 4900, abbiamo fatto 4902 passi. Infine vi è la data, vale a dire 24 settembre 2016. Andando verso il basso, switchando verso il basso, è possibile vedere il sistema di notifiche. In questo caso si dice che naturalmente si va a interagire con lo smartphone mediante Bluetooth. In questo caso ci dice che è tutto aggiornato. E andando verso il basso, infine, è possibile controllare la musica sempre tramite smartphone e attivare o disattivare le notifiche. Switchando verso sinistra invece non si ha nulla, ma switchando verso destra si entra, diciamo, nel cosiddetto menu. Troviamo la funzionalità oggi, che ci permette di vedere nel complesso un riassunto di tutte le i dati e le statistiche della giornata, ad esempio 101 battiti per minuto, calorie bruciate, i chilometri percorsi e così via, cosa già possibile vedere nel menu principale. Premendo sul tasto fisico a sinistra è possibile tornare nel menu. Switchando ancora verso destra vi è la funzionalità allenamento, con funzionalità di corsa, bici, pesi, tapis roulant, ellittica e esercizio naturalmente normale. Per quanto riguarda tutti gli esercizi presenti, è possibile effettuare tranquillamente l'esercizio, tranne che per bici e corsa, che ha bisogno dell'interazione e dunque di avere dietro con sé anche lo smartphone per poter interagire con il GPS. Allora ragazzi, sono qui in Pineta per poter correre un po' e testare questo Fitbit. Abbiamo finito di correre, è calato anche il buio, non ci resta che andare a casa a fare una doccia. Tornando indietro è possibile andare a vedere la funzionalità Fit Star. Funzionalità Fit Star che è, a mio avviso, molto molto interessante. In altre parole, è una funzionalità che ci permette di fare un esercizio fisico senza dover assolutissimamente utilizzare pesi o quant'altro, dunque a corpo libero. Naturalmente si parte da una procedura di riscaldamento, si passa all'allenamento di 7 minuti e dopodiché si passa a 10 minuti di addominali e così via. Proviamo a vedere un po' il riscaldamento.
Cliccando al di sopra ci dice 8 minuti di esercizi di riscaldamento prima di iniziare il tuo allenamento. Premiamo su Start. Ci dà le istruzioni per eseguire il cut-co e ci dà un tempo, dopodiché possiamo switchare per andare avanti e parte il timer in cui dobbiamo eseguire. Ci dirà naturalmente al di sotto le pulsazioni attuali. In questo momento è un po' sfasato perché lo tengo in mano e non sul polso, però solitamente naturalmente le pulsazioni sono giuste, quindi queste 104 sono eccessive, rapportate comunque al fatto che non lo sto tenendo sul polso, dunque è poco preciso sotto questo punto di vista. Comunque vediamo che il tempo continua a scorrere. Al termine dell'esercizio fisico darà una piccola scossa che ci permetterà di capire che dobbiamo fermare per passare all'esercizio di riscaldamento successivo. Il cut-co è quasi finito, siamo passati a rotazione delle spalle. Ci dà anche in questo caso l'immaginetta per vedere come fare la rotazione delle spalle. Switchiamo, andiamo avanti, riparte il timer. L'esercizio finisce, adesso si passa a stretching a bruco, riparte e così via. Il tutto per una durata di 7-8 minuti di esercizi complessivi. Se si vuole stoppare la pausa, si potrà mettere in pausa, alla fine cliccare su fine e si passa direttamente alla revisione sessione. Si clicca su fatto e andiamo. Andiamo a vedere invece, oltre che al riscaldamento, la funzione di allenamento. Si parte con l'allenamento jumping jack. Anche in questo caso sono sempre esercizi a corpo libero, ma più impegnativi rispetto al riscaldamento. Andiamo avanti. Questa volta sono soli 30 secondi di jumping jack, proprio perché l'esercizio è ben più impegnativo e dunque il corpo si affatica maggiormente e più facilmente. Naturalmente, al termine dell'operazione dà anche in questo caso una piccola scossa, ci dà un'altra indicazione, squat a muro, e ci dà ancora 30 secondi e così via per tutti i restanti esercizi. Andiamo infine a vedere l'ultima, vale a dire la sessione di 10 minuti di addominali, che è probabilmente la più dura. Dà il massimo in questa sessione veloci di addominali. Clicchiamo su avanti, addominali a bicicletta, tanto per iniziare. Premiamo anche qui 30 secondi e dobbiamo fare per 30 secondi una serie di addominali a bicicletta. Siamo passati al plank sui gomiti. Andiamo avanti, questa volta sono 45 secondi di plank sui gomiti. Naturalmente il dispositivo non può riconoscere se stai svolgendo effettivamente l'esercizio o meno, però starà naturalmente a chi ha comprato il dispositivo, a chi ha intenzione, all'atleta, di poi effettivamente svolgerlo nella miglior maniera possibile. Nonostante ciò, però, comunque alla fine, attraverso i battiti cardiaci, il peso che viene impostato all'inizio tramite l'app e così via, sarà possibile vedere il risultato del consumo calorico effettivo. Abbiamo terminato la sessione e adesso passiamo alle altre funzionalità di questo dispositivo. Funzionalità di cronometro e conto alla rovescia. Vediamo un cronometro tradizionale, si può partire, può essere stoppato, può essere riavviato e così via. Basterà premere sul pulsante di sinistra per ritornare nel menu o ancora una volta per tornare nel menu principale. Conto alla rovescia, anche in questo caso piuttosto semplice. Vediamo, alle volte il touch non è eccezionale, ma perché, ripeto, trattasi di un display molto piccolo. Premiamo ancora su start per far partire, anzi prima bisogna impostarlo, impostiamolo, ok, perfetto, 2 minuti, torniamo indietro e facciamolo partire, stoppiamo, riavviamo, torniamo indietro. Torniamo indietro ancora una volta per tornare nel menu principale. Andiamo nella funzionalità di sveglia. Funzionalità di sveglia che funziona bene, ma funziona solamente, come dice appunto l'apposita informazione, nessuna sveglia impostata. Imposta una sveglia attraverso la pagina web o l'app Fitbit. Dunque bisogna impostarla tramite l'app del dispositivo, dello smartphone. Torniamo indietro e veniamo infine le impostazioni.
impostazioni con la possibilità di accesso a vista rapida, che in questo caso è acceso per poter semplificare il tutto, luminosità che è automatica perché è presente il sensore di luminosità, il Bluetooth naturalmente è quello classico, possiamo decidere se accenderlo o tenerlo acceso o spento. Io direi semplicemente di lasciarlo su associato, perché permette di far consumare meno batteria allo smartphone, naturalmente quando bisogna associarlo. Se non bisogna associarlo, forse è meglio spegnerlo per poter far risparmiare batteria a questo smartwatch, che comunque continua a avere un'ottima batteria sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il battito cardiaco, e in questo caso è automatico, stiamo parlando di un battito cardiaco Pure Pulse, quindi che permette di controllare il battito cardiaco e le zone cardio semplificate per misurare velocemente l'intensità dell'esercizio durante gli allenamenti. Il GPS naturalmente non è integrato all'interno del dispositivo, ma è un GPS che viene condiviso con attraverso l'app e attraverso il telefono. Per quanto riguarda il software presente sul dispositivo, troviamo la possibilità di spegnere il dispositivo, ma il numero della versione, che è la 17.8.200.3. E per quanto riguarda sempre il software, questo viene aggiornato al momento della condivisione o comunque dell'associazione dello smartwatch, o come lo definisce Fitbit, Smart Fitness Watch, con l'applicativo del nostro smartphone. Per quanto riguarda invece le colorazioni disponibili, vi mostro il dépliant che mi è stato dato in dotazione allo smartwatch. Troviamo dei cinturini classici, quindi nero, prugna e blu, con una cassa in argento, vediamo, metallo argentato. Cinturini Lux in pelle con montatura, quindi nero, camel e grigio chiaro, ed infine il cinturino Lux in metallo con montatura. In questo caso credo che quest'ultimo cinturino è un po' più scomodo rispetto agli altri, anche quelli magari in pelle non li abbiamo testati, abbiamo testato la versione classic, quella più comoda proprio per il fitness, diciamo per l'obiettivo per cui questo smartwatch è progettato. Ricordiamo che infine è disponibile l'app su Windows Store, Google Play ed App Store, che permette di guardare grafici, impostare obiettivi, sfidare gli amici, quindi attraverso anche la connessione con l'account Facebook, e guadagnare medaglie per invogliare sempre di più ad effettuare esercizio fisico. Bene amici di TecnoAndroid, lasciandovi ad un'ultima visione generale del dispositivo, vi saluto e alla prossima.